Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, spero che state tutti bene. Allora, questo è il primo video del 2023. Come state? Come avete trascorso le feste? Io abbastanza bene, diciamo bene. L'unica cosa è che mi sono acchiappata il mal di gola. Però abbiamo iniziato il 2023 con un bellissimo mal di gola. Anzi, se qualche volta mi sentite tossire, abbiate un pochino di pazienza. Allora, oggi sono molto molto contenta di essere qui. Oggi faremo un What's in my bag. Cosa c'è all'interno della mia borsa? Quindi il primo What's in my bag del 2023. Allora, la borsa che sto utilizzando da qualche giorno in realtà, quindi proprio questa qui è la borsa che ho incominciato ad utilizzare quest'anno. Ho fatto il cambio borsa 2 o 3 giorni fa. Ed è questa qui, ragazzi, questa qui è fantastica, una borsa veramente che mi fa impazzire, è super comoda, capiente, ce l'ho da tantissimi, tantissimi anni, è favolosa. Adesso vi faccio vedere com'è composta. Allora, la borsa è composta, è fatta così, praticamente qui ha questi punti luce molto, molto carini, ha questi manigliotti, così. In realtà aveva anche quello per attaccare a tracolla, ma io odio le borse a tracolla, non mi piacciono. La utilizzo più a mano oppure così o a mano, mi trovo molto molto meglio, quindi utilizzo solo i manicotti. Manicotti ovviamente duri, quindi molto molto stabili. E dietro abbiamo una cerniera, semplicissima, solo che io qui non ci metto niente perché non ho niente all'interno, però volendo c'è anche una cerniera qui. E adesso vi faccio vedere come è fatta. Vabbè, c'è la cerniera, quindi c'è una bella cerniera. E poi all'interno è fatta in questo modo. Abbiamo uno scomparto qui, uno centrale e non riesco a farvelo vedere. Scusate. Se ho qualche colpo, e altri 2 teschetti da questa parte. Allora, l'ho pulita, cioè l'ho sistemata proprio questa mattina, quindi vabbè, adesso vi faccio vedere comunque. L'ho riorganizzata al meglio perché veramente era un periodo che non trovavo più le cose, quindi veramente un disastro. Allora, ovviamente, prima cosa che io ho nella borsa è il cellulare. Però sto registrando il video, quindi non riesco a farvelo vedere. Comunque, il telefonino che io di solito metto qua, in questo scomparto qua, proprio per il cellulare. Poi, vicino a quello, abbiamo uno specchietto. Questo qui, molto carino. Guardate che carino che è questo specchietto. Con il quadrifoglio e il cornetto e la coccinella. Questo qui è della Carpisa, me l'aveva regalato una ragazza tanti tanti anni fa e ce l'ho ancora, molto molto bello. Lo vado a rimettere dentro così dopo non devo andare a rimettere. Poi ho il mio porta monetine. Allora, io di solito le monetine le avevo nel portafoglio, però ragazze, ogni volta che io apro il portafoglio mi cadono le monete. Io sono un disastro con le monete. Quindi ho deciso di separare le 2 cose, quindi mettere un portamonete a parte e il portafoglio, in modo che qui mi ritrovo solo le monetine. Questo qui è bellissimo, è un po' vecchio perché me l'ha regalato mia zia tanti tanti anni fa, però è super super comodo, quindi portamonetine e poi il portafoglio classico, diciamo tradizionale, fatto così. Molto molto bello, zebrato, bellissimo. E qui ho tutti i documenti, insomma, carte di credito, bancomat, eccetera. Poi ho le chiavi di casa. Queste qui sono le mie chiavi di casa. Sì, io non ho tante cose attaccate perché, ragazzi, se no mi riempio. Ho solamente questo. In realtà è un portamonete preso su Shein, me l'hanno regalato su Shein quando feci un ordine tempo fa. In omaggio c'era con una soglia d'ordine, vi davano in omaggio anche questo. Ed è questo qui, molto molto carino. Io all'interno non ci metto niente, però a volte ci metto anche le caramelle, insomma, dipende.
Perché col discorso che è attaccato alle chiavi, a volte si apre, quindi ho paura di perdere le cose, quindi non ci metto niente. Qualche caramella qualche volta. E poi ho appunto questo smile fatto così, ma niente di particolare. Poi le chiavi della macchina adesso non le ho perché ho la macchina in comune con mio marito, con Riccardo, quindi non le ho. Poi ho, vabbè, le pochette ve le faccio vedere dopo, vi faccio vedere prima gli scomparti. Poi ho questa agendina molto molto carina, presa da... dove l'ho presa questa agendina? Non mi ricordo, Eurospin mi pare. L'ho presa all'Eurospin perché c'è un angolo cartoleria all'Eurospin, guardate che carina. Questa qui la utilizzo per se devo, non so, buttare giù qualche appunto, non so, capita una chiamata all'improvviso, devo fissare un appuntamento, devo ricordarmi qualcosa, ho l'agendina portatile. Poi, mascherina, ho un contenitore, diciamo, di plastica, igienizzato, ovviamente, tutto pulito, mascherina nuova, io cambio la mascherina praticamente tutti i giorni. Nonostante non ci sia più l'obbligo della mascherina, ma io ragazzi la mascherina la utilizzo comunque. E questa qui l'ho messa stamattina pulita. È un po' messa male perché il contenitore è un po' piccolo, quindi ho dovuto schiacciarla, però è nuova di stecca, cioè io le cambio tutti i giorni e l'ho messa all'interno di questa bustina di plastica invece di spargerla dentro la borsa. Poi una crema per le mani. Questa qui della Yves Rocher, semplicissima. Poi un burro di cacao, sempre di Yves Rocher, questo qui è buonissimo, io lo utilizzo spesso, sparso, qui l'ho messo qua perché dovete sapere che io non ho la borsa per i trucchi. Allora, tante ragazze mi dicono, ma perché? Allora, io non mi trucco in giro, mi porto via un qualcosa così, io mi trucco a casa, poi mi porto via il burro di cacao oppure mi porto via il rossetto, il mascara, ma non ho la pochette trucco. Dopo comunque vi faccio vedere dove ho messo il resto. Quindi comunque burro di cacao per andare a riprendere un po' eventualmente le labbra quando che va via un po' il burro di cacao, ovviamente. Poi partiamo dalla pochette più piccolina. Ho la pochettina delle emergenze, nel senso che in realtà manca ancora qualcosa, devo andare a rimettere, devo andare a mettere altre cose, però qui ho la pochettina delle emergenze, che è questa qui. Questa qui l'ho trovata nell'uovo di Pasqua, è della mandarina Duck, l'ho trovata nell'uovo di Pasqua 2 anni fa, molto molto carina, e all'interno ho un po' di cose, adesso faccio vedere cos'ho. Allora ho questa bambolina bellissima che mi ha regalato mio papà tempo fa, poi fazzoletti, ovviamente, io questi qui della LOL, guardate che carini, super super colorati. Poi un elastico per capelli, questo qui con le perline, bellissimo, in velluto, bello. Poi cerotti a volontà, ragazzi, perché voi dovete sapere che io ogni volta che esco, non so perché, mi faccio male con le scarpe, faccio le vesciche, insomma, un disastro. Quindi cerotti a go-go, cioè guardate quanti. Una marea di cerotti, una marea. Poi salviettine, queste qui della Saugella, non si sa mai che capita che devo andare in bagno pubblico soprattutto, e ho le mie salviettine. Un altro specchietto piccolino, questo qui lo aprite così, eccolo qua, super veloce, specchietto molto pratico, veloce. Un elastico per i capelli, cerco di andare abbastanza veloce, ragazze. Poi un profumo da borsetta, io utilizzo questo qua buonissimo della Evidence di Brochet, molto molto buono, proprio da borsetta, da tenere in borsa. Poi due penne, se devo scrivere, che mi capita di scrivere, ho due penne, un altro cerottino. Un profumino, un campioncino di profumo piccolino, questo qui della Moschino. Un orecchino sparso, questo qui è il mio orecchino, quello che metto di solito, però non lo metto sempre, ce l'ho qui, vabbè. Un mascara, non si sa mai che
in caso di necessità ho anche il mascara per riprendere un po' il trucco, ma niente di particolare. E un gloss, questo qui di Essence, quello matte. Devo andare a ritoccare il rossetto, perché di solito è il rossetto che va via subito. Ecco, quindi se devo andare a riprendere un pochino, ho il mio rossetto e sono a posto. Basta. Però di solito ho anche qualche... rimetto via la roba. Ho anche qualche antinfiammatorio perché soffro di emicrania, quindi a volte può capitare che ho gli occhi task, quelli portatili, solo che li ho terminati. Infatti dopo devo andare a fare scorta e metterli all'interno della pochettina. Comunque adesso vado a rimettere tutto a posto perché sennò ragazzi mi perdo. Abbiate pazienza. Vabbè, faccio così, metto via il grosso intanto. Poi ho un'altra pochettina, anche questa qui, guardate che carina. Questa qui l'ho presa da Primark 2 anni fa, mi pare, con Topolino e Minnie, bellissima, in tessuto, super super comoda. E qui ho altre cose. Allora voi dovete sapere che io sono ossessionata, nel senso io ho il terrore di andare nei bagni pubblici, cioè proprio sono molto molto ossessionata, non mi piace andare nei bagni pubblici, ci vado proprio in casi di necessità, però ovviamente capita di andare nei bagni pubblici e ho trovato il bagno sporco, insomma non c'è la carta, qua là su e giù, vabbè, è sporco, sporcizia. Io ho la malattia del bagno, cioè della pulizia, sono maniaca su queste cose. Quindi cos'ho all'interno di questa pochettina? Questa è la pochettina per andare nei bagni pubblici. Quindi all'interno troviamo i coprivate presi altivolta tempo fa. Poi troviamo le salviettine della Chilli intime per igienizzarmi, per pulirmi, insomma. Poi igienizzante mani. Eccolo qui. Allora, io in realtà l'igienizzante mani lo tenevo sparso in borsa. Però, visto che ho la pochettina, diciamo, delle emergenze, l'ho messo all'interno della pochettina. Però, diciamo che, eccolo qui, ho il mio igienizzante mani, non può mancare assolutamente. E poi, io sono una, passatemi il termine, sono un po' sfigata con le scarpe con i tacchi e faccio sempre i calli, sempre, faccio sangue proprio dietro al tallone. E quindi ho i miei, quello per i duroni, per i calli, insomma, per tutire, quando metto le scarpe, insomma, se mi fanno male i piedi ho questi. Ne ho già utilizzati 3, io sono un po' sfigata con i piedi e basta. Quindi questa qui diciamo è la pochettina per le emergenze. Mi manca l'assorbente, adesso dopo lo vado a prendere, ne metto uno qui così almeno se mi capita, non si sa mai, ho anche l'assorbente dietro. Quindi io direi top. Casomai i cerotti li vado a mettere in questa pochettina. Così almeno. Ecco, basta. Praticamente, ragazzi, non ho altro. Non ho altro. Basta. Quindi ho queste due. Adesso tiro fuori tutto così vi faccio vedere. Quindi ho questa pochettina qui, quando per le emergenze. Quest'altra sempre per le emergenze dove ho penne, sì, salviettine, profumi, fazzoletti, insomma, tutte cose che potrebbero servirmi. Mi manca il power bank, vabbè, di solito ho anche il caricatore per il cellulare, le cuffie per il cellulare, vabbè, però purtroppo siccome avendo un paio di cuffie solo, lo tiro fuori perché ascoltando la musica non lo tengo sempre in borsa, per quello non ce l'ho lì. Poi l'agendina che vi ho fatto vedere prima, la mascherina dentro questo contenitore, crema mani, burro di cacao, chiavi di casa, portafoglio tradizionale e portamonete perché ho dovuto separare per forza. Specchietto, eccolo qui, aspettate che non riesco più a toglierlo, che si è incastrato. Specchietto della Carpisa, molto molto carino. E basta ragazzi. Ora qui abbiamo svuotato la borsa. Oh, cos'è questa roba? Sono
sono sempre briciole, vabbè. E questa qui è la borsa. Ovviamente poi c'è il cellulare, altre cose, insomma, poi io metto sempre dentro, però diciamo mi sono suddivisa la mia borsa in questo modo. Molto pratica, super veloce. Io non ho la pochette da trucco perché mi trucco a casa, poi ritocco in giro, quindi non è che sto tanto lì. E niente ragazzi, questo è stato il mio video di oggi, spero che il mio video vi sia piaciuto, spero di esservi stata di compagnia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!